Allora, il titolo della mostra dice generalmente che cosa abbiamo voluto cercare di costruire, che da solo non basto, è l'origine di ogni nostra opera. Ogni nostra opera è frutto di una comunione, perché l'educazione non è mai l'espressione di una genialità del singolo, ma di una comunione, di un'amicizia. Da solo non basta vuol dire che anche ogni opera non basta a se stessa. Ci vuole anche una collaborazione, un'amicizia tra le opere. Per esempio, a Portofranco i ragazzi vengono aiutati a studiare, poi magari hanno bisogno di trovare percorsi alternativi, allora ci rivolgiamo a Piazza dei Mestieri. I ragazzi di Kairos che iniziano un percorso poi vogliono riprendersi a studiare, quindi vengono a Portofranco a studiare, come è successo con Daniel, che ha scritto anche il libro Era un bullo. E da solo non basta dice anche il percorso dei ragazzi. I ragazzi devono arrivare a un punto di consapevolezza di aver bisogno di essere aiutati a studiare, di aver bisogno di iniziare percorsi alternativi, di aver bisogno di ripartire dopo un fallimento. E quindi dice generalmente qual è il punto di origine delle opere, qual è il punto di origine di riscossa dei giovani. Questa percezione che è contraria alla mentalità di oggi, che non bastiamo da soli, che abbiamo bisogno degli altri, che abbiamo bisogno di aiuto. E quando uno si accorge di questo, certo, occorre che ci siano degli adulti, delle persone, un luogo che possa accogliere questo loro grido, possa accompagnarlo senza voler spiegarli, senza misurarli, ma accompagnandoli. Ci troviamo nella prima stanza della mostra Da solo non basto. È una stanza in cui sono raccontate due storie, quella di Rashid e quella di Chiara, che sono storie di storie. Abbiamo chiesto a Daniele Mencarelli di raccontare in forma sintetica ciò che emergeva da tanti racconti dei nostri ragazzi e poi abbiamo chiesto a Bettiol di illustrarle in modo che potessero colpire il cuore delle persone, il cuore dei visitatori, perché non è una mostra con un pregiudizio, qualcosa da dimostrare, ma vogliamo semplicemente che gli adulti, così come i ragazzi, possano stare davanti alla provocazione che emerge, come una provocazione di Chiara. Chiara è una ragazza che si percepisce trasparente, si percepisce senza un volto, senza Rashid, senza un nome, chiamato il marocchino, perché noi adulti abbiamo perso la capacità di starli ad ascoltare. Loro chiedono semplicemente di essere ascoltati, di ascoltare il grido che emerge dalle loro ferite, dalle loro fragilità, perché proprio da quelle fragilità, come uno spiraglio, passa la possibilità del ricominciare, del rifarsi una vita, del trovare un lavoro, di trovare una pace con se stessi e con il mondo, in modo da poter camminare insieme. Qui ci troviamo alla fine del percorso della mostra ed è interessante perché la mostra in realtà non finisce qui, ma continua in un dialogo che in questi giorni è stato partecipatissimo, che non ci aspettavamo fosse così partecipato e così ben accolto dalle persone, perché i visitatori sono invitati in questo momento a incontrare i protagonisti della mostra, a incontrare i giovani, gli educatori, i volontari. I dialoghi che si sono verificati qui sono stati molto interessanti perché da una parte gli adulti si sono sentiti molto interrogati dalle domande che emergono dalla mostra, dall'altra i ragazzi hanno fatto altre domande alle persone che sono protagonisti di queste tre esperienze e quindi è stata un po' una scoperta della verità del titolo della mostra, Da solo non basta, perché intercetta davvero le domande, i desideri, le vertigini che abitano sia il cuore degli adulti, sia la vita, l'esperienza dei ragazzi. E anche i post-it che ci sono alla fine della mostra e che sono stati numerosissimi in questi giorni, sono proprio come un'esplosione di verità, un'esplosione di realtà che molti hanno voluto testimoniare con delle brevi frasi che confermano il fatto che la mostra è andata al cuore delle persone.